Niente, bisogna andare dal negoziante e sperare di avere qualche nota di credito, magari ci dà un po' di soldi lui. Se diciamo che lavoriamo, magari ci fa credito. Che cazzo ne so. Di nuovo. Allora. Adesso per questa parte, che io sto facendo naturalmente finta di non sapere, ci sarebbe bisogno di carta e penna. No, frega niente di questo qua. Di carta e penna. Devo prendermi sta nave. Però adesso mi sono incarognito con la nave che è andata a Monkey Island. E l'avrò. Caspita lì. Sì, vendimi le mappe del tesoro tu. Carogna. Tanto io prendo carta e penna, scusatemi. Voilà. Perché mi serve carta e penna? Allora, io ho da raccontare un aneddoto di questo pezzo qua. Sì, belle braghe, va, vaffanculo. Dopo ve lo racconto. Cosa vuoi? Ecco, sono interessato a ottenere una nota di credito. Davvero, non è vero? Ma come? Hai trovato un lavoro? Sì, certo che sì. Va bene, prendo una delle mie note e la compilate, la compiliamo. Ecco, guardate attentamente qua. Allora. Tutto un giro completo. Eh no, caspita, non l'ho visto. Non l'ho visto. No, dovevo... Ah. Caspita. Dovevo mettere pausa tra una cosa e l'altra. Let's see here. Vediamo qui. What did you say you're Cosa hai detto che occupated fai di by? lavoro? Sono un acrobata con un circo itinerante, è vero. I'm an acrobat with a traveling circus. You're one of them È uno dei fratelli fettuccini. fettuccini? Where's your silly Dov'è accent? quell'accento sciocco? And where are your silly Dove slacks? sono le pantofole sciocche? Come back when you're Torna gonna quando avrai un have lavoro some in un luogo business. credibile. Allora, aspetta, magari adesso... Aspetta, vediamo come si mette pausa così. Ok. Ah, fa un giro completo. Ok, poi fa 1, poi 2, poi fa un giro completo e torna a 3. E poi fa un giro completo e va fino a 4 su. Ok, me lo sono segnato. Scusate perché... Allora, voi dovete sapere che io questo... su questo affare, da ragazzino, anzi da bambino, alla tenera età di 8 anni, ci persi tantissimo tempo. Perché non riuscivo, perché con i comandi... Vabbè, intanto mandiamo lui a farsi un giro, va? Va a cercare... Sì, vai. Maybe if you asked her again? Dai, che ti piace anche a te, I dai. guess I could hike all the way over there again. Vai. Come back. Sì, torna, vai. Tanto non ci sta. Sicuro. And don't touch anything. Dicevo, da ragazzino, perché i comandi erano un po' complicati tra tira e spingi, ci misi un bel po'. E nel farlo, visto che il computer era sul mobile dove mia mamma cuciva, e visto che io ho l'abitudine di masticare le cose, penne, tutto quello che mi capita sotto, mi capitò sotto mano, intanto cerco di farlo, come si chiama? Spingi, ok, quindi push. No, mi capitò un botto, scusate, mi capitò un bottone di metallo che iniziai a masticare. Quando ci riuscii, esultai e mi strozzai col bottone. Mi venne mio padre praticamente a ficcarmi due dita in gola e a farmi vomitare il bottone perché stavo praticamente rantolando. Comunque, vediamo un po' come si fa. Spingi S, ok, giustamente. Quindi, così l'abbiamo fatto. Poi bisogna fare... Ok, poi.
Tanto è arrivato... No, aspettate, non l'ho visto com'era tira, però. Mi è arrivato un messaggio nel frattempo. Tira era Y, ok. Poi... Ok. E poi... Haha, ce l'abbiamo fatta. Quindi non c'è niente se non questa nota. E vabbè, abbiamo del credito, praticamente di quanto? Vediamo un attimo. Il credito che abbiamo, di quant'è? Io, il bravo e onorevole negoziante, mi faccio carico dei debiti del portatore di codesta nota per un totale fino a 5.000 pezzi da 8. Dai. Dai, apriamo la porta e torniamo dal set. Tu intanto vai, vai. Ciao, vai, stronzo. È stato un piacere fregarti 5.000 pezzi da 8. Allora, vediamo un attimo. Andiamo da Stan. Magari tutti questi passaggi li tagliuzzo, forse, chi lo sa. Perché poi dico che li taglio e poi non li taglio. Che bella serata, che bella luna piccina. Questo mare profumo di mare. Ok. E torniamo da quel santuomo di Stan. Howdy. Sì, salve, dai, dai, tagliamo corto. Sì. Dai, vai, fammi vedere di nuovo quella, dai. Could I see the cheap one again? Dai. Walk this way. Sì. Sbriga, bugia. È dura stare alla carica da un bel mistero, vero? Parliamo dei soldi. E tu o i soldi? Diciamogli questo. Money is no object. Il denaro non è un problema. Bello è per me, quanto hai? Ho del credito del negoziante, lo accetteresti? Tanto poi ve la vedete tra voi. Ehi, naturalmente! Tu avrai sempre ottimo credito a Stan. Non importa se hai avuto dei protesti in passato. Divorzio, crudo tempi conici per gioco d'azzardo. Voglio dire, chi sono io per giudicare? Vabbè. Se il negoziante si fida di te dal punto da darti una nota di credito, dunque devi essere un onesto uomo con un'entata fissa, giusto? Sì! Sicuro. Veniamo al sodo, eh? Io so che la vuoi. Tu lo sai che la vuoi. E io so che tu sai che io so che voglio venderla, quindi... Parliamo di optional. Optional? Vuoi parlare di optional? Questa bellezza è strapiena di optional. Non li voglio. Per esempio, ho forse menzionato gli oblò antinebbia? Penso di poter sopravvivere senza quell'ammasso di cianfrusaglio. Ok, ma non prenderla con me se finisci contro un iceberg o cose simili. Tiè. Ma aspetta, c'è dell'altro. Io forse ho menzionato l'ancora antiblocco? Adesso andiamo... Praticamente lo scopo è abbassare il prezzo di... Dicendogli che tu... Il timone col servo sterzo. Ma vai a cagare, te il timone col servo... Gli diciamo di togliere tutti gli optional in modo che abbassi un po' il prezzo. Sì, vabbè. There's more. Le coperture per le vele in velluto. Ma adesso voglio dire, io sarò anche tirchio. Che non lo sono in realtà, però... Tra l'altro bellissima la nave affondata che è qua davanti, che c'è scritto... As is, cioè la vende così com'è lui. Mi ha mandato una maldizione, l'ammutinamento, mi ha detto sto stronzo. Tanto i miei non si ammutineranno mai.
Tua moglie lo sa che sei un tale Splippy Lorcio? There's more! L'ascensore è fatto di legno da botti di vino Bordeaux. Ma ascensore per dove? Isn't it? But wait, there's more! Did I tell you about this simulated wood siding? Le finiture in similegno, non me ne frega assolutamente niente. Ma lascia che te lo dica. I balani odiano il similegno. Non sai che cosa sono i balani. Adesso qualcuno mi metterà i balani su di Wikipedia, sicuramente. Li hai già menzionati, basta parlare di optional, me li hai già raccontati tutti. Dove eravamo? Beh, quanto pensi che valga? Andare a bordo di questo fringuello oggi per solo 70... Ma vai a cagare, 7003... Facciamo una controfferta, va. Great. Quanto? Oh, vediamo se riusciamo a tenerci. 4000 pezzi... Ah sì? Devo vendere questa bellezza anche se ci perderò la camicia. Dai, facciamo un'altra. Senti, non mi fare fare tutto il giro degli optional di nuovo. Ah, No, attacchi. No, dai. Dai, di nuovo tutti... Adesso qua taglierò, eh. Oh, riproviamo con 5000, eh. And that's my final offer. Dai. 5000 pieces of eight. Dai. Prenditeli. Prenditeli e non rompere. Okay. Meno male, dai. Mi farà morire, ma ok, ma vai a cagare. Sì che pensavo che avrei fatto dei regali di Natale ai miei figli quest'anno. Poveraccio che sei. Sicuro. Sì, certo. Oh yeah. Do you have that note from the storekeeper on you? T'è andata a stra di lusso. Devo mostrare queste cifre al mio capo. Penserà che sono matto, ma lo convinco. Ma sei tu il capo. Proprio come i concessionari delle macchine, oh, ti giuro, uguale. Che ne parla col capo, sarà dura. Mamma mia, sì. Voglio dire, ho sentito davvero un legame qui, sì. E non lo dico a tutti. È stato un piacere fare affari con te. Ti credo, ci sei andato di lusso. Guarda che faccio. Esatto, vedi. Vediamo chi è il babbeo. Io li ho rubati quei soldi. Poi voglio vedere con gamba di legno come mettete d'accordo. Imbecille. Scemo di guerra. E andiamo al molo allora a questo punto. Guarda che faccia, guarda che bello, va. Ehi, un bene che tu sia spuntato. 10 persone si sono offerte di comprare questo gioiello mentre qui. Sicuro, 40 erano. Ma ho detto, manco morto. Conosco un tale che è innamorato di questa nave che gli si spezzerebbe il cuore a perderla. O no ragione? Certo che ce l'ho. Voglio dire, guardala. Lucida, aerodinamica. Una bellezza galleggiante coperta di alghe marine. Beh, che bel momento. Penso che stiamo vivendo un momento speciale qui. Ma che tristezza. Ho cambiato idea. Non posso separarmene. Puoi avere i tuoi soldi. Come posso vedere qualcosa a me così caro? Ecco come.
D'altra parte gli affari sono affari, giusto, stronzo. Giusto, buona fortuna! Me ne vado. Vabbè, arrivederci. Non quasi dimenticavo questa darti questa letteratura marinara, gratis. Un mio regalo per te, ricordati solo dove l'hai presa. Dustin! Forse hai dovuto prendere la garanzia estesa dopo tutto. Ehi, è tanto che non ci si vede. Otis, credevo che non ti avrei mai più rivisto. Mi sto strozzando. Ehi, non potrei mai rinunciare alla possibilità di fare dei soldi facili. Sony? Già, ci pagherai per questo, vero? Lieto che tu ci abbia raggiunto, Carla. Senti, non cominciare, ok? E cosa ci fa quel relitto zeppo d'acqua? Oddio, come facciamo a mettere qui la nostra nave con quella pila di rifiuti nel mezzo? Dov'è il mozzo? Ho bisogno che vada a casa mia a prendermi le valigie. Partiamo proprio... Cosa sta succedendo qui? Dov'è la nostra nave? Dov'è la nostra ciurma? Questo non sarà così semplice come previsto. E lo credo anch'io. E così chiudiamo la... questa puntata. E si parte per cercare Elaine con un bel po' di imprevisti, secondo me. E vabbè, vediamo solo la nave un secondo. Grazie alla coraggiosa condotta del capitano Freepood, la Simon che è finalmente in rotta. Indomita, nonostante la carenza di equipaggiamento e di esperienza nella navigazione, la ciurma inizia a pianificare il proprio viaggio. Innanzitutto, vorrei dire che è un piacere lavorare con una ciurma così abile. Il viaggio che ci attende non sarà facile. Richiederà abilità, resistenza e soprattutto lavoro di squadra. Pensavo per prima cosa di assegnare qualche incarico. Cos'è che dobbiamo fare ora per esserci fatti intontare? Ma pure, ma ti ho liberato dalla prigione. Ho preparato una lista. Intortato, esatto. Non vedo quale sia tutta questa fregola di salvare il governatore. Sicuramente sa badare a sé se... Ma ti ho liberato dalla prigione? Da come la vedo io, abbiamo questa grande nave. Vabbè, abbiamo questa nave. Perché non ci lasciamo, leghiamo una fune al timone e navighiamo così per un po'? Potrei lavorare sulla mia tintarella. Vabbè, a pensarci, sono stato un po' stressato ultimamente. Un po' di riposo non guasterebbe. Dunque deciso, navighiamo per i Caraibi. Partiamo proprio bene. La prossima puntata parte molto bene. Sono finito. Direi di sì. Cosa prospetterà la prossima puntata? Lo sapremo appunto la prossima puntata. Per adesso dal vostro amichevole Tizio Brush di quartiere è tutto. Alla prossima, ciao cari!